Il bilancio è positivo perché abbiamo avuto ospiti di primissimo piano e competenze che hanno portato competenze e conoscenza per affrontare un ragionamento sugli ultimi 30 anni d'Italia, a partire proprio dalle stragi di mafia del 92, quella che hanno ucciso prima Falcone e poi Paolo Borsellino. Ma abbiamo parlato dell'inizio di Tangentopoli e quindi anche della corruzione che dilaga ancora oggi, abbiamo parlato di riforme della giustizia, abbiamo affrontato il tema della povertà, che è un tema praticamente scomparso dall'agenda politica, abbiamo parlato di giovani, abbiamo parlato di resistenza all'andrangheta, anche con le testimonianze degli imprenditori, e poi abbiamo sperimentato nuovi linguaggi per raccontare la mafia e l'antimafia, come i fumetti per esempio. Insomma, è un bilancio ricco, e questa edizione undicesima di Trame, che abbiamo appunto chiamato 92 proprio per provare a fare un ragionamento complessivo su ciò che siamo stati e su ciò che siamo adesso. Beh, abbiamo l'obiettivo ovviamente, come ha detto Roberto Saviano, che è stato ospite nella penultima giornata di Trame, vogliamo diventare ancora di più un punto di riferimento anche fuori, non solo in Italia ma anche fuori dall'Italia. Perché? Perché la nostra particolarità è che, diciamo, da 11 anni raccontiamo il paese attraverso il racconto dei poteri criminali. Non esiste un altro festival di questo tipo e ce lo teniamo stretti, e soprattutto non esiste un altro tipo di festival sui libri delle mafie fatto su un territorio come la Calabria, con tutte le sue difficoltà ma anche con tutte le sue ricchezze, per poter liberarsi dal potere mafioso.